non la mancava. Ed eccoci qui collegati con un'altra imperdibile, straordinaria puntata di storie di successo. Io sono veramente contento e ringrazio personalmente di essere protagonista di questa puntata, Roberto D'Avanzo. Intanto, Roberto, grazie e come stai? Ciao Antonio, piacere di vederti, sempre in forma, vedo. Vedi, questo è il bello Bene, del bene, web, stiamo bene. però riusciamo ad adattarci. Grazie Roberto, anche tu sempre in splendida forma, sia fisica e soprattutto anche di visione imprenditoriale, no? Perché vedi, così abbiamo modo anche di entrare nel vivo della puntata. Ormai sei diventato un esempio per tanti, Roberto. Io ho avuto anche il piacere di conoscerti personalmente durante anche presentazioni di altri eventi e da subito ho subito percepito la tua passione, quanto realmente credi in quello che fai. Ed è stata proprio questa sfida che oggi si è trasformata in un traguardo concreto a portarti a una realtà nel campo della ristorazione che oggi è riconosciuta veramente da tutti. È chiaro che, caro Roberto, è questo il messaggio che vogliamo lanciare. Non è che un'attività, se arriva a un successo, è perché il mercato soltanto facilitazioni o fortuna hanno composto questi ingredienti. C'è un merito personale, c'è una perseveranza, c'è una costanza nel poter dire so in quale direzione voglio andare ed è lì che voglio comunque raggiungere la mia meta. Ecco perché lo vediamo anche dal titolo, Alchimia tra cuore e grano, perché tu in tutto quello che hai fatto e che fai ci metti il cuore, lo so benissimo. Vogliamo intanto ricordare, Roberto, come nasce questo tuo percorso, questa tua sfida in quella che è stata sempre la tua passione nel campo della ristorazione? Ah, come nasce? Nasce diversi anni fa per caso, per puro caso, per merito di mio padre, adesso lo posso dire, insomma, che tempo fa, insomma, mi mandò a lavorare in una struttura alberghiera, la proprietaria erano i miei zii in Veneto, e mio zio era il pizzaiolo della struttura. Poi, sai, come tutte le cose che nascono quasi per caso, le prime soddisfazioni, perché sono quelle Certo. importanti a darti l'input per continuare. E, ecco, per gioco ho iniziato a stendere le prime pizze. E, ecco, una delle prime cose che ricordo è quell'odore inconfondibile che anche tutti voi, appena entrate in una pizzeria, sentite, no? Quello è uno dei profumi che rende più felice l'uomo. E È io vero. mi sentivo felice, ero felice di fare quel che facevo. E quindi ecco cos'è il discorso di alchimia. Spesso vedere quel trasformarsi di un impegno, un impasto, lievitare, trasformarsi in forno e che poi produce altro, una cosa che noi non sappiamo definire, che è un sentimento impalpabile, che è la gioia, il sentimento, il brivido, spesso, no? Quando mangiamo qualcosa che ci coinvolge, quello insieme alla storia che rappresenta quello che stiamo mangiando, ecco, quello è un concetto alchemico che noi definiamo, per questo tra cuore e grano, era il nome della puntata, è un concetto indefinito che noi non riusciamo a tastare, come dicevo in un'altra intervista, le domeniche della nonna. Sì. O il pranzo da tua madre, sono quelle cose che tu non riesci a definire perché, ma la pasta al forno fatta alla nonna è la più buona del mondo. Vero? Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Ecco, in Vero, questo, quindi. Roberto, e l'hai detto già prima, hai voluto raccontare anche quella che proprio è una storia, una tradizione, perché vedi, chi ha avuto occasione di poter veramente venirti a trovare all'interno poi della tua conosciutissima pizzeria, ristorante Bob, Alchimia Spicchi, perché il termine alchimia è sempre comunque tra gli ingredienti principali, racconti proprio l'emozione, c'è cioè tutto quello che c'è dietro. Io, grazie a quello che tu sei stato capace di raccontare, vado oltre a una semplice pizza, perché come dici tu, dietro c'è tutto un concetto di emozioni, di storie, di tradizioni, che è stato in realtà quello che tu hai voluto da subito trasferire a chi dice chi viene nel mio locale deve subito percepire quel profumo, quell'emozione che ad altre parti non trova. È chiaro che come tutti, il nostro è un percorso indefinito che si delinea man mano andiamo avanti, come è stata la nostra storia. Poi
Ora la nostra attività si lega strettamente al territorio, è una missione da portare avanti che punti al suo sviluppo, sul che cerchiamo di interagire il più possibile, a parte con le aziende, anche con l'amministrazione locale, nella creazione e lo sviluppo di nuove collaborazioni che rendono un prodotto unico, che possa mettere in risalto, seppur nel piccolo, con una piccola azienda, l'impegno di una Calabria sempre migliore, sempre più impegnata nel buono e nel concreto. Quindi noi abbiamo questa fortuna straordinaria, nel senso che noi siamo degli assemblatori in fin dei conti, quindi assembliamo storie da poter raccontare al tavolo. Ed è incredibile come cambia la percezione di un ingrediente, di un alimento, semplicemente raccontando una storia. È incredibile. E l'unico problema nostro è che spesso, siccome abbiamo un volume importante di persone, alcune storie vengono tralasciate, vengono un po' non raccontate, ma sarebbe bello un giorno poter fare proprio un documentario vero e proprio che racconti le meraviglie di questa terra. Assolutamente, quindi, sì. E quindi ecco quello che dicevo inizialmente, si sta delineando sempre di più il nostro percorso, che adesso speriamo di poter condividere sempre di più. Tempo fa parlavamo di condivisione, no? Dove condivisione non è semplicemente spesso condividere una ricetta banalmente o condividere un lavoro o uno studio. Condividere vuol dire condividere un obiettivo, condividere degli intenti, condividere uno sviluppo, condividere un progetto che per fortuna prende sempre più consapevolezza in Calabria. Cosa che porterà, secondo me, nei prossimi anni a uno sviluppo pazzesco. La nostra il nostro è un terreno fertile, completamente vergine sotto alcuni punti di vista, ed è il momento di puntare e tornare qui, come tanti giovani hanno fatto. Certo, ecco perché, e ti ringrazio anche per questa premessa, Roberto, perché vedi... tra i tanti messaggi che vogliamo lanciare, grazie anche alla tua presenza, è proprio quello di un nuovo concetto di condivisione. Vedi, in un contesto come il nostro, in modo particolare, dove spesso siamo stati più affascinati dalla parola competere, no? Piuttosto che, perché vedi, c'è il timore, c'è l'ansia, c'è l'incertezza, quando in realtà lo ricordo. Ognuno di noi ha una sua unicità, per cui quella unicità, se confrontata, tra l'altro so di una tua iniziativa bellissima, perché tu hai voluto fisicamente confrontarti e condividere il tuo sogno, la tua passione anche in altre regioni, giusto Roberto? Sì, abbiamo fatto questo progetto nato per scherzo, che era Alchimisti per Amore, era perché adesso siamo fermi per ovvi motivi, siamo nato per caso perché volevamo investire sulle mance raccolte durante l'arco dell'anno. Abbiamo pensato di fare questo tour che visitasse due città al giorno e due professionisti al giorno per 10 giorni, e documentando quello che era, quindi quello che è stato il nostro percorso. Si può vedere benissimo dalla pagina, abbiamo pubblicato i video. Sì. La cosa ha preso piede nel tempo, siamo arrivati al terzo anno. E mi rendo conto che è diventato qualcosa di più importante, che adesso andrebbe un po' gestita. Ma parte da che cosa? Da una missione, nel senso mi piaceva che i ragazzi potessero tastare, guardare con mano quello che non può essere descritto. Cioè, il sentimento non può essere descritto, va provato, va sentito. Quindi questa era la missione principale, e farlo totalmente senza interessi, chiaramente, quindi mostrare il lavoro delle altre attività e farlo senza interessi. Quest'anno sarebbe toccato il tour calabrese, perché il nostro intento era, sì, catturare un po' di attenzione fuori e poi parlare di Calabria, per dire adesso vi facciamo vedere di cosa siamo capaci, cosa abbiamo. Ecco perché vedi Roberto, e sono d'accordo con te, oggi più che mai abbiamo bisogno di buoni esempi. L'esempio, vedi, che spesso cerchiamo negli altri, speriamo, come è successo nel tuo caso, possiamo essere noi artefici di un buon esempio. Vedi, spesso parliamo del fatto che gli altri non fanno, gli altri non dicono, ok, mettiamo in discussione noi stessi, perché ognuno di noi, se realmente lo desidera, può fare qualcosa di buono. Quindi sai cosa faccio? Io, anziché predicare bene, razionare male, ti dimostro nei fatti che se realmente qualcosa vogliamo farla,
totalmente veniamo rieducati a un nuovo concetto, per cui è bellissimo anche questa tua filosofia di poter dire in Calabria soprattutto, l'ho già fatto altrove, è chiaro che avrei desiderato che questa filosofia venisse ancora di più estesa ai colleghi imprenditori calabresi, dove insieme proprio tocchiamo con mano la passione, il sogno che stiamo condividendo, con le sfide che ci sono all'interno, perché lo ricordiamo, immagino anche tu Roberto, nel tuo percorso avrai avuto motivi di sconforto, ti sarai sentito demotivato, cos'è che ti ha dato la forza comunque di andare avanti? No, allora, questo capita spesso di essere demotivati o per diversi motivi, insomma, è inutile descrivere singolarmente, ma capita... Certo. Di cadere nello sconforto, di essere stanchi, di dire ok, da domani mollo tutto, basta, ricomincio da capo perché ne abbiamo la possibilità. Perché? Allora, innanzitutto mi sono prefissato, ho prefissato delle regole in testa e ho promesso di non tradirle mai. Il fatto di avere un percorso e mai deviarlo, perché esistono migliaia di possibilità nella vita. Ma bisogna, a un certo punto, anche a una certa età, bisogna perseguire un percorso e picchiarci duro. Picchiare sempre nella stessa direzione, con impegno e senza badare mai agli interessi. Io non sono un uomo dei numeri, sono un pessimo imprenditore da questo punto di vista. Mio papà era un uomo dei numeri, io non lo sono. Io sono l'esatto contrario. Non ho mai pensato al commercio. Ho sempre pensato alla soddisfazione personale, in primis... quindi nella realizzazione di qualcosa di bello e buono che non al commercio, ai numeri. Quindi creare qualcosa che sia veramente buono e che veramente empaticamente possa arrivare in qualche modo al cliente. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Io non so se è stata questione di fortuna nell'arco del tempo, è stata questione un misto fra fortuna e bravura, adesso questo non lo so. Questo è il nostro credo. Cioè il fatto di lavorare senza pensare troppo agli interessi, pensando soltanto col cuore. Poi siamo umani, sia chiaro, siamo umani, capitano tante situazioni spiacevoli o pensare male su tante altre cose, ma generalmente insomma funziona così, ci perseguiamo degli obiettivi, una retta via, poi insomma tutto certo, può succedere. Lo ricordo, Roberto. Vedi, è una cosa giustissima che condivido perfettamente. Se abbiamo chiara comunque la destinazione, nonostante nel percorso ci possono essere, come è legittimo ed è inevitabile, tanti ostacoli, non è quello a impedirci di poter dire io voglio arrivare lì. Non saprò quanto tempo impiegherò, quanti ostacoli dovrò superare, ma è lì che voglio arrivare. Sicuramente una visione che oggi a tanti oggi sta mancando, perché vedi, io ricordo perfettamente quando ho avuto il piacere anche di trovare l'attività di Roberto. Roberto aveva iniziato, mi ricordo, con una piccola e modesta apertura di una pizzeria. È vero che poi a distanza di poco tempo, nonostante le difficoltà del territorio, perché in quello va anche ricordato, no? Che non è che da subito ha avuto la strada in discesa Roberto, ha dovuto comunque trasferire, come ci sta raccontando adesso, che oggi è chiaro, il suo desiderio, la sua etica, che veniva prima del profitto, e quindi poter dire io voglio raccontare qualcosa di buono, che la gente parli di me, perché quando viene nel mio locale possa vivere un'esperienza. Ecco, oggi quello che sta mancando, Roberto, è che tanti tuoi colleghi imprenditori, ed è anche a loro che lanciamo un messaggio importante, riprendiamo il concetto della condivisione come è stato interpretato e elaborato prima, e soprattutto ricordiamo anche l'etica, i valori che ci sono dietro un'attività. Perché non è poi un caso che chi magari inizialmente pensa di aprire uno con due ingredienti che sono sicuramente spiacevoli, che sono l'improvvisazione e il profitto. Perché vedi Roberto, è chiaro che in tutto quello c'è uno studio, c'è una determinazione. Roberto, quando ha deciso di avviarsi in questa attività, è perché oltre all'amore aveva una competenza oggettiva, perché ricordo anche che tu hai tranquillamente, immagino tuttora, insegnato, quindi tu nasci anche come docente di una scuola anche per pizzaioli, giusto? Sì, anzi, devo parte del mio percorso, devo ringraziare anche Michele Intrieri, che saluto se mai certo. Ci vedrà, è un grande professionista con cui ho condiviso delle esperienze bellissime. Sì, a parte il discorso di docente o
o quello che mi rappresenta nel mio percorso, che io non considero mai granché, sia chiaro, io ho fatto tanta gavetta, ho lavorato tanto, ma esistono tanti altri imprenditori in Calabria che hanno altrettante belle storie, meno fortunati, certo, magari. Ecco, quindi non mi va di mettermi in primo piano rispetto ad altri colleghi, che questo sia chiaro. Perché è anche vero, Roberto, che di base comunque ci deve essere un'oggettiva competenza. Questo perché se io fino a ieri facevo tutt'altro, poi ben venga l'umiltà di rimettermi in gioco, domani io decido di lasciare il mio lavoro come dipendente pubblico perché ho sempre desiderato, riconoscendomi anche bravo e pieno di passione, aprire un ristorante. Vedi, spesso anche il business è stato inquinato anche da questa volontà di improvvisazione, soprattutto ritenendo che non sia necessario studiare, formarsi, aggiornarsi. Roberto, e questo lo so perfettamente, come lo sanno anche tutti gli altri, è uno che anche oggi, nonostante in questo periodo, sta visionando sempre nuove opportunità, cerca di capire come migliorarsi. Non c'è mai un punto di arrivo predefinito. Roberto è sempre quello che si mette in gioco, che si mette in discussione. Non mi accontento di quello che ho raggiunto, perché deve essere soltanto motivo di stimolo per poter fare sempre di più e di meglio, trasferire nuove emozioni. Ecco perché, e ti ringrazio Roberto anche per condividere questo messaggio, perché il fatto anche di non voler mollare, di non accontentarsi, di riconoscere in modo umile la continua possibilità e volontà di doversi migliorare, perché se poi, vedi, tante volte noi pensiamo di essere arrivati a un certo punto oltre il quale ormai abbiamo raggiunto l'apice, non abbiamo più bisogno di rimetterci in gioco, e forse è proprio lì che poi giustamente chi invece ha questa capacità inevitabilmente va a crearci anche poi un'ombra che tende anche a deprimere la nostra attività, perché oggi più che mai sapersi raccontare, saper fare uno storytelling così emotivo come lo fai tu, è quella la chiave importante, perché le persone quando vedono Roberto dagli occhi suoi già percepiscono realmente la sua passione, e lo fa, l'abbiamo ricordato, con una parola che ci tengo a sottolineare, con etica e amore, non con profitto e quindi presunzione di poter essere una delle pizzerie più apprezzate del territorio. No, anzi, vedi, non soltanto non ho questa presunzione, anzi, se ho qualcosa da imparare oggi, come sicuramente tutti abbiamo, sai cosa faccio? Mi metto in macchina, mi sposto, trovo altre persone e mi faccio contagiare dal loro entusiasmo, dalla loro passione, dalla loro determinazione. Questo è lo spirito, Roberto, perché oggi, vedi, siamo tutti contagiati da pessimismo, da persone sempre più soggette a dispiacere e quant'altro, e poche persone come te, per quello il format anche storie di successo condiviso con persone che estendono questa tua grinta, perché è di questo messaggio che oggi abbiamo bisogno, di persone come Roberto che ricordano il concetto di amore, di determinazione, ed è su quello, Roberto, che dobbiamo continuare a spingere, perché vedi, se oggi in modo particolare dovessi dare un consiglio a tanti giovani e imprenditori, cosa ti sentiresti di consigliare e dire, Roberto? Ah, cosa mi sentirei di consigliare e dire, a prescindere da quello che è stato detto prima, del tipo, quindi perseguire sempre un obiettivo, una strada, farlo con vero sentimento, perché altrimenti, parliamoci chiaro, Antonio, saremmo persone vuote, saremmo scatole vuote, perché siamo talmente ormai saturi dal sistema, da tutto quello che ci circonda, perché abbiamo tutto ciò che può appagare l'essere umano in questo momento. Quindi se non viviamo cercando di coltivare un po' di sentimento, perché il sentimento va coltivato. Ormai spesso parlare di certe cose diventa quasi una vergogna, diventa quasi, ci chiudiamo in noi stessi e non risultiamo più quello che dovremmo essere. Quindi cercare di coltivare, mettere l'acqua su quel fiorellino che dovrebbe sbocciare. Mettiamola così. Quindi perseguire la strada, essere tenaci e ovviamente, ripeto, essere demoralizzati, prendere una buca, capita a tutti. Capitano gli insuccessi, capitano i fallimenti, ma non vuol dire nulla. Se siamo testardi, riusciamo in tutto quello che vogliamo. Questo è un messaggio forte che tutti dovrebbero condividere. Ripeto, siamo una terra, perché ritorno sul discorso terra? Perché mi rendo conto che forse
Partiamo un po'. La prima cosa che ci demoralizza è proprio il nostro territorio per tanti giovani, visto che parliamo principalmente di colleghi del territorio, ci si demoralizza partendo dal fatto che ci troviamo in Calabria. Ma questo è un punto di forza, è un punto che ci può far volare in alto, perché ripeto, è un terreno, il nostro, completamente vergine e ricco. Ricco per poterci piantare quello che vogliamo. Questo è, e poi ovviamente, vabbè, alla base ci vuole tanto tanto studio, tanta formazione, cosa che non finirà mai. Adesso noi siamo qui, stiamo parlando, ma di là ho due o tre cose in sperimentazione ancora. Noi in questi giorni cerco di sfruttarle il più possibile per sviluppare anche nuove passioni, nuove idee da mettere a punto. Questo, insomma, è quello che sto facendo. Bravo Roberto, infatti mi hai utilizzato un altro termine che vorrei sottolineare, il termine sviluppo, perché nonostante tutto, qualsiasi sia il contesto, anche come quello attuale, la parola sviluppo è una parola che deve appartenerci, che deve essere radicata, perché se siamo concentrati anche su quel desiderio, oggi Roberto sa benissimo che se anche è, tra virgolette, dal mercato e dal contesto condizionato in modo oggettivo, da aperture piuttosto che, comunque sta già pensando a forme alternative o integrative di sviluppo. Ecco perché questa deve essere la mentalità vincente. Non mi concentro sul problema, mi concentro su soluzioni che oggi posso integrare. Esatto. O magari utilizzare questo contesto per dire ok, ma visto che io comunque voglio sempre migliorarmi, quale gradino in più posso raggiungere? Quindi sfruttiamo anche questo periodo come motivi anche di riflessione, di fare un bilancio, esatto, di quello che abbiamo già raggiunto, di quello che possiamo realizzare, e lì diventiamo costruttivi, Roberto. Ecco perché grazie per aver utilizzato il termine sviluppo. Esatto, io trasformerei proprio il termine adesso, ecco, in questo lockdown, che è un sacrificio per molti, in tanti magari possono anche pensare che avendo un'attività che lavora viene più facile sopportare questo periodo. È relativamente vero, perché un'azienda più è grande più ha uscite a fine mese, quindi è una cosa da un discorso da bilanciare. Il discorso è sfruttare questo periodo, come hai detto tu, come estrema riflessione: come posso ripartire adesso, come posso rilanciare la mia attività adesso. Abbiamo questo tempo non per lamentarci, ma per produrre nuove idee, per produrre nuovi concetti, per acquisire nuova forza e poter lanciarci di nuovo. Non è il momento di lamentarci, assolutamente. È un periodo molto sensibile, il problema esiste, è reale, l'ho vissuto in prima persona, quindi poche chiacchiere, più soluzioni, più forza, più grinta, perché avremo giorni migliori e lo dovremo sfruttare al massimo delle nostre capacità. Sono totalmente d'accordo con te, Roberto, e veramente ti ringrazio per aver avuto modo di soffermarti anche su questa conclusione. Ecco, prendiamolo come una palestra dove veramente oggi abbiamo anche il tempo di allenarci, no? Quindi vedi, spesso il tempo è stato un attenuante, è stata una scusa continua. Oggi invece di una scusa facciamone tesoro. Ecco perché lo abbiamo ricordato anche nel concetto di storia di successo: se veramente lo vogliamo, trasformiamo le difficoltà in opportunità. Quella differenza che se, mentre oggi Roberto, ed è ovviamente quello che poi ispiriamo e cerchiamo di consigliare anche gli altri, stanno lì a pensare come e che cosa, non sul sé, è lì che si fa la differenza. Per cui ricordiamo, Roberto, che un successo piuttosto che un fallimento, che è giusto che ci sia a prescindere, perché il fallimento, no, abbiamo sempre definito come un modo intelligente per ricominciare, deve essere comunque anche una nostra responsabilità. Il contesto può aiutarci, può penalizzarci, questo in modo oggettivo. In realtà comunque i registi reali comunque siamo noi, della nostra vita, dei nostri sogni, vi dicendo. Poi magari, ecco, durante il film ci potranno essere comparse o copioni non previsti, ma la regia, signori, ricordiamoci che è sempre la nostra. Quindi intanto decidiamo che film vogliamo realizzare. Poi gli scenari potranno cambiarsi, va bene, la vita è fatta di primi tempi, secondi tempi. L'importante è avere chiaro il concetto che la regia comunque è nostra. Quindi di questo film cosa voglio farne? Voglio che sia il film più bello che ho mai realizzato? Lo sarà. Ci saranno imprevisti, ci saranno attori che io non avevo mai ingaggiato, che entreranno in scena? Ma benissimo, anzi renderanno ancora più, come si dice, no? Anche se improvvisato, più misterioso anche il mio percorso.
ma comunque grazie alla regia sono sicuro che quel film prima o poi si realizzerà, così come avevo già immaginato all'interno del mio di copione, no? Di quello della vita esterna a cui spesso diamo le colpe, no? Per cui se una cosa va bene, ok, è stato spesso merito, se la cosa va male, no, è sfortuna. Attenzione, è chiaro, sappiamo benissimo che la fortuna ha la sua parte, ma la fortuna da sola, signori, non fa nulla se poi non c'è quella determinazione, quella passione che ancora oggi con grande piacere leggo negli occhi di Roberto. E chi lo conosce, chi ha visitato il suo locale lo sa. Ecco perché ti ringrazio, Roberto, perché spero che il tuo esempio sia veramente contagioso e che oggi riconosciamo anche un territorio come il nostro pieno di potenzialità. Quindi sta a noi decidere cosa fare. Se vogliamo continuare a lamentarci, ben venga, saremo uno dei tanti che si lamenta. Se però sono in pochi a raggiungere un traguardo, a raggiungere un successo, è perché evidentemente sono quei pochi che hanno il coraggio di mettersi in discussione. Per cui decidiamo a quale parte farne parte. Vogliamo essere tra i pochi che realmente condividono, si impongono, sognano, continuano a sognare, o tra i tanti che oggi comunque stanno lì a dire ma le cose vanno male, ma non si può, no? Perché le cose, se si vogliono, Roberto, e tu l'hai dimostrato. Certo, possiamo lamentarci, ma un pochino. Un pochino. La soglia da copione, diciamo. Poi via, perché ovviamente ricordiamoci da dove siamo partiti e di quello che avevamo bisogno quando siamo partiti, perché io penso che tutti quanti noi siamo partiti dal nulla. Chiunque, tu, qualunque sia stato, qualsiasi persona è partita dal nulla, avendo nulla e niente di cui aver bisogno. Adesso abbiamo dei bisogni da soddisfare, certamente, dopo un percorso uno dice ci mancherebbe, spesso vede crollare quello che ha costruito davanti, ma non perché è crollato e non lo sappiamo ricostruire. Siamo benissimo capaci di poterlo ricostruire meglio di prima. Quindi diamoci il giusto tempo, la giusta riflessione, la giusta carica e godiamoci anche un po' di affetti a casa, perché chi come me ha poco tempo almeno sfrutta questo periodo per poterlo fare. Assolutamente sì, in quell'occasione infatti abbraccio anche tua moglie, abbraccio tutti comunque coloro che in questo momento stanno condividendo questa esperienza. Io non posso che ringraziarti, Roberto, veramente di cuore. Io spero di poterti abbracciare. Grazie. E soprattutto, Roberto, di riassaggiare la tua è indescrivibile, perché vedi come è indescrivibile un'emozione, è anche indescrivibile cosa si prova ogni volta che si assaggia qualsiasi specialità che è targata Roberto D'Avanzo. E soprattutto grazie, Roberto, a nome di tutti noi calabresi, per quello che stai facendo anche per la nostra terra, e soprattutto per ricordare, così riprendiamo anche un po' il titolo descrittivo della puntata, perché continui oltre al grano a metterci il cuore in tutto quello che fai. Grazie a te, Antonio, e spero veramente io ricambio tantissimo la stima che fino adesso hai dimostrato. Un giorno ci abbracceremo di nuovo, va bene? Assolutamente sì, questa era fatta. Grazie, a prescindere. Grazie Roberto D'Avanzo, e soprattutto mi raccomando, continuate a sognare, a perseverare, perché la regia dei vostri sogni, lo ricordiamo, è la vostra. Grazie ancora Roberto, un abbraccio, a presto, ciao Roberto. Ciao.